si chiama Ivan Lancelotti. Lei ha scritto un libro che si intitola Il destino degli altri. E lui ha ambientato i suoi lavori, questo è il secondo romanzo, nel mondo della reazione civile. E volevo chiedere a Ivan perché di questa scelta, quindi cos'è che spinge un pilota ad ambientare i suoi romanzi in questo genere? Beh, dunque, essendo un pilota, veramente conosco la materia. E io sono diventato scrittore un po' per caso, in realtà, nel senso che con la mia esperienza tra l'Italia e poi il Qatar ho scritto il primo libro proprio per lasciare una traccia, per raccontare la mia esperienza, per far conoscere quello che stava succedendo. Quindi è un autobiografico. È un autobiografico, quindi una biografia, quindi diciamo la storia ce l'avevo, era la mia vita di quel periodo. E successivamente ci ho preso gusto, ho detto, mi piace scrivere, e ho avuto un buon riscontro, tante persone che mi scrivevano, volevano anche sapere, ok, sei andato in Qatar, poi che è successo? Ho detto, bene, allora ho cominciato a pensare che adesso magari scrivo ancora, racconto ancora di questo mondo dell'aviazione che è cambiato tanto negli ultimi anni. E, per esempio, c'è a un certo punto una scena molto carina, il rapporto tra il personaggio principale, questo commissario che parleremo, e la sua assistente, l'assistente, e diciamo il modo come lui la tratta, in maniera garbata, ironica ma anche garbata. Ecco, io mi chiedo, ma i capi, che di solito invece nella letteratura diciamo corrente sono sempre molto duri, molto autoritari, esistono davvero, non esistono capi uomini così, cioè così umani, tra virgolette? Allora, se esistono non lo so io, però appunto nel mio romanzo creo questo esempio positivo, che è il mio immaginario di come io mi immagino tutta una serie di personaggi, tra cui anche appunto il capo, che spero sia un po' di ispirazione appunto per chi legge. Quindi comincia sì, perché il discorso dell'oro, il discorso del macabro, no, a me non piacciono quelle storie appunto. Sarà che sono un ottimista incurabile, purtroppo. Sei radioso. E quindi mi piace anche nelle situazioni negative cercare di vedere il positivo per quel che è possibile. E anche nei personaggi, a me non mi piacciono le storie o i film dove appunto questi personaggi per forza, per dargli una certa caratterizzazione, ma in negativo, volgari, violenti, ignoranti, perché possiamo anche avere un capo che è onesto, bravo, tratta le persone bene, è in gamba. E questo è quello che mi ha ispirato nel creare questo carattere, questo personaggio, è proprio l'idea che ho di una persona, dell'eroe positivo, però l'eroe umano. Il racconto è un mezzo per fare altre cose, e quindi una di queste cose è sicuramente emozionare e lanciare dei messaggi. E quindi questo è il motivo per cui anche ho scritto. Anomalo, che è un criminale, appena fuggito dall'Italia per evitare la cattura dopo l'omicidio, racconti al primo che capita e con la massima tranquillità la storia a casa della quale è ricercato da tutte le forze di polizia nazionale. Inoltre sembra troppo onesto nel non sapere che l'obiettivo dell'omicidio fosse la presenza.